Bella ragazzi, sono Giambe, ritrovati in questo nuovissimo video. Quest'oggi siamo qui con un video su Modern Warfare, lo sto registrando, non è in live, non è assolutamente nulla. Siamo qui per provare il nuovo Galil, lo chiamano tutti così. A me non so ragazzi, ma sinceramente non mi ricorda proprio un Galil. Anzi, mi ricorda tipo la K47 di Modern Warfare 3. Tra l'altro, parlando di Modern Warfare 3, siamo su Hardhat, che è un remake della mappa Hardhat, appunto, di Modern Warfare 3. La partita mi sa che è già incominciata, per cui sbrighiamoci, proviamo un attimino quest'arma. Ovviamente l'ho già livellato, ho fatto un paio di livelli perché sennò vi giuro sarebbe stato impossibile utilizzarla. Hanno fatto uscire due armi praticamente che di base ragazzi sono davvero impossibili da essere utilizzate. Aspetta che ce l'ho qua dietro raga. Aspetta, ok, l'ho ettato uno, muori. Muori, ok. Ho cercato ragazzi con i primi accessori disponibili appunto di equipaggiarlo in un modo abbastanza buono. Il problema ragazzi è che non mi convince al 100%. L'ho provata a poco, quindi comunque in questa partita ragazzi cercherò di darvi un pochino le mie impressioni. Ottimo questo inizio, eh? Uno start molto buono. Ora mi metto qua ad aspettarli. Vai, sbucate. Ok, uno andato. Muori. No, 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 cazzo, che sfiga. Mamma mia, raga, stavo per pigliare il Vitol, mi sa. Non penso mancasse tanto. Oh, bella, sto cinquettrata. Muori, ok. Il bello di quest'arma è che shotta. Shotta tantissimo, cioè, vi rendete proprio conto quando la utilizzate? Che è davvero qualcosa che shotta tantissimo, vi giuro. Se pigliate bene il nemico, non è molto veloce, però, questo ve lo dico. In ogni caso, se pigliate bene il nemico, veramente squaglia un tot. Muori, ok. Arriveranno sicuramente da sotto qua. Arriveranno da qua. Proviamo a buttarci fuori. Oh mio Dio, quanti cazzo sono? Tantissimi, tanti. Troppi, troppi. Sono qua in fondo. Vediamo cosa succede se faccio così. Ok, uno andato. Oh, c'era un altro. Muori. C'era un altro. Muori, ok, mamma mia. Qua una volta si poteva salire, cioè mi ricordo i bei tempi quando si poteva salire. Che per carità, su questo gioco non hanno fatto male a toglierlo, perché sarebbe stato il delirio, vi giuro. Muori. Oh, dai, muori, ok, perfetto. Vedete, cioè, tira pochissimi colpi alla fine, se ci pensate. Dai, non muore quello però, eh. Scappo via, non voglio morire. Raga, però dovete darmi una mano, dovete darmi una mano, cazzo di Buddha. Stanno tutti là fermi sull'angolo, sti cazzari qua. Facciamoli il giro da qua. Vuoi morire? Ok, doppia così, buona. Vediamo se qua sopra c'è qualcuno. Uno andato, ci dovrebbe essere un altro. Ma vaffanculo, va, vaffanculo da dietro. Mancano 30 secondi, raga. Vediamo cosa combiniamo, andando di qua. Ok. Ma vaffanculo, va. Muori. Vaffancazzo. Una bella RPGiata in faccia mi hanno tirato, altro che. Ho provato, ragazzi, a rendere un po' più veloce l'arma. E l'ho messo anche il mirino. Vediamo un pochino cosa combiniamo. Anche se credo che, appunto, guarda che roba. L'ho resa instabile, cioè. Vediamo se qua c'è qualcuno. Muori, ok. Scappa già. Muori. Un fottuto colpo, cioè, lo becchi in testa. Cazzo, gli dai un colpo. Muori. Mamma mia, raga. Wow. Non male con sto mirino, ve lo dico. No, 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 no. Oh, cazzo, che culo. Muori, ok. Qua è il mio alleato, no, non credo. Ma dai! Muori. Oh, ho sempre paura, raga, cioè. Non mi dà affidabilità, non mi dà veramente affidabilità quest'arma. Oddio. Muori, ok. Comunque è molto più veloce di prima. Secondo me forse senza mirino è ancora meglio. Non lo so, ho questo presentimento che forse il mirino non serve molto. Muori. Dai, non ci credo! Ad aspettarmi lì, stai. Dalla distanza, raga, non funziona. Non funziona, vi giuro. Sinceramente, raga, mi sto rompendo il cazzo di sta gente. Mi sta proprio scassando, cioè, vi giuro. Guarda, è una cosa incredibile. I miei alleati non so cosa stiano facendo. Però, fatto sta che, veramente, sono dappertutto sti qua. Sono dappertutto, cazzo. Guarda, cioè, questo qua è fermo qua da mezz'ora. Ma che cazzo fanno? Ma dai. Ok, uno andato. Vediamo questo qua che arriva qua. Dai, vabbè, quello col cecchino. Che poi, raga, forse se non erro è sempre lui, eh. Bello essere stunnati. Muori. Dai, non ci credo. Raga, mi sento l'unico che sta facendo qualcosa, vi giuro. Ok. Effettivamente, raga, non so come cazzo abbiano fatto tirare il Vitol, perché, cioè, vuol dire proprio che i miei alleati stanno facendo cagare. Ma molto anche, moltissimo. Ok. Muori. Muori. Oh mio Dio. Se non mi danno un aiutino qua, finisce male. Mamma mia. Ma vedete che non li ammazzano? Cioè, quelli che ammazzano me, dopo mi tocca andare a confermarmeli. Non c'è nessun mio alleato che comunque supporta un pochino sta roba, cioè, vi giuro, mamma mia.
Mamma mia, tripla così. Puttana troia. Ecco l'elicottero. Ragazzi, io su questa lobby non ce la faccio veramente a finire la partita. Spero che comunque questo video vi sia piaciuto. I pareri sull'arma sono non mi ha convinto particolarmente. Comunque vi faccio vedere l'ultima classe che ho utilizzato. È proprio quella di base. Ve la lascio qui, potete copiarla. Ovviamente magari adesso ci butterei un'impugnatura, così, che ne so, boh. Detto ciò, ragazzi, fatemi sapere voi come vi trovate con quest'arma. Qua già è tutto, ci becchiamo. Bella.